Quando parliamo di sessualità parliamo di relazione. Qualunque tipo di rapporto implica una relazione. Relazione vuol dire sapere chi è l'altro. Allora, chi è l'altro? L'altro è una persona che ha anche una parte fisica e la sua parte fisica ha delle caratteristiche e queste caratteristiche determinano anche il modo in cui questa persona si Ma mi scusi, comporta. dottoressa, ma lei pensa che uno che commette un reato sessuale gli interessi molto questa cosa? Appunto per quello, proprio questo. Appunto perché sono Non è una domanda disinteressato. cattiva, ma capisce chiaramente che chi commette un reato sessuale gliene può fregare di meno di parlare della vagina o del pene. È vero, nella misura in cui vuole commettere nuovamente un reato sessuale. Perché cambia il partner, capito? Cambia. Cambia la donna e tu riparti ancora da capo. Cioè, se è con lei lo faccio sempre in quel modo che ormai sa già tutti i giochi, tutto, bam, arriva la, tac, sotto loro, ricominci da capo. Sempre più bello perché diventa un'esperienza per lei, un'esperienza nuova ancora per me perché lei è diversa da lei. Non tutte le donne sono uguali, non tutti gli uomini sono uguali. Quindi io alla fine non l'ho violentata per avere un rapporto sessuale completo, ma l'ho violentata minacciando con una pistola, penso che vi ricorderete l'Oxit, per averne il controllo. Anche qui alla fine traspare questo aspetto della mia personalità, cioè quella di controllare poi l'individuo, di averne, fra virgolette, il possesso, l'amministrazione. Sì.